tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono T ed oggi siamo su questo vlog per rivelare totalmente il progetto segreto dei doppiatori che avete visto finora. Allora ragazzi, avete potuto assistere in queste settimane alle varie prove voci di tutti i personaggi della serie di Five Nights at Freddy's. Ci saranno comunque delle piccole modifiche nelle voci e aggiungerò ovviamente anche gli effetti sotto nei Withered e nei Phantom, insomma. Ci saranno gli effetti sotto. Adesso, ciò che vi dirò adesso sarà incredibile, ragazzi, perché stiamo per svelare il progetto che sta andando avanti dall'agosto dell'altro anno, ragazzi. Allora, praticamente, il progetto è molto semplice alla fine. Si tratta di un video di risposta dei commenti, solo che i commenti sono per gli animatronici di Five Nights at Freddy's, ragazzi. Ci sarà quindi questa serie animata in cui io e altri due animatori, miei amici, faremo le risposte, le animeremo. Essenzialmente sarà un video di risposta ai commenti con gli animatronici di Five Nights at Freddy's. La serie, ragazzi, si chiamerà Ask FNAF Ita. E insomma, questo è il logo, lo potete vedere benissimo. Adesso, proprio in questo preciso istante, sto salvando la sigla dei doppiatori, che verrà pubblicata subito dopo questo vlog, dopo un'oretta, due, dall'uscita di questo vlog. Così, insomma, se non vi ricordate molto bene i vari doppiatori per i vari personaggi, potete, insomma, rivederli. Inoltre, ragazzi, vi devo dire questa cosa perché le meccaniche funzioneranno così. Ovviamente i commenti non li creiamo noi, bensì li create voi. Quindi voi deciderete le domande per i vari personaggi di Five Nights at Freddy's. Ciò che vi chiedono i commenti è semplicemente di mantenere un po' di ordine, ovvero quando volete scrivere la domanda a un personaggio, mettete o all'inizio o alla fine per Withered Freddy, Toy Freddy, Phantom Freddy, Fredbear, insomma, dipende. E non è possibile fare una domanda a tutti gli animatronici, al massimo a 4. È la stessa domanda, dico. E quindi ragazzi, spero che questa idea vi piaccia. Insomma, ci stiamo lavorando da tantissimo tempo. Abbiamo dovuto contattare ben 43 doppiatori per i personaggi principali e altri 20 per i personaggi segreti, ragazzi. E parlando appunto di personaggi segreti, ho visto che nell'altro vlog che ho fatto, sempre in cui scoprivo una parte del progetto segreto, molti di voi hanno già iniziato a lasciare nei commenti i vari personaggi che potrebbero esserci come personaggi segreti, e devo dire che qualcuno è stato azzeccato, ragazzi. Però non va bene ancora, perché voi dovete proprio fare la domanda a quel preciso animatronico, e insomma, anche di quelli segreti parlo, proprio dovete fare la domanda all'animatronico segreto, e solo in quel caso lui comparirà nell'episodio. E pensavamo di fare, ragazzi, un episodio non tanto lungo, cioè massimo 10 minuti, proprio così. E visto che siamo in tre animatori, penso che non sarà difficilissimo fare un episodio di 10 minuti se ci dividiamo bene le parti. E cosa dovevo dire ancora? Personaggi segreti? Sì, allora, in ogni episodio ci saranno 5-6 domande ai personaggi normali, accompagnate da 3 al massimo domande per i personaggi speciali, sempre se riuscite a indovinarli tutti, ragazzi. E inoltre pensavamo di fare per ogni episodio una scena finale per concludere in modo divertente l'episodio, ma non siamo ancora sicuri di questa cosa. Ci sarà anche un episodio, non è vero, ci sarà anche una sigla per ogni episodio, che insomma ho iniziato a fare, e sono stato aiutato anche da un altro animatore per fare la parte iniziale. Quindi ragazzi, a breve vedrete l'intro dei doppiatori, l'intro della serie proprio animata, e divertitevi proprio con tutti i commenti più divertenti, più creativi che potete, ragazzi, perché il vostro commento molto probabilmente finirà nel primo episodio della serie animata Ask FNAF versione Ita, ragazzi. Inoltre vi volevo dire questa cosa ancora, cioè che se per caso, insomma, il commento volete proprio con tutte le vostre forze che quel commento compaia in un episodio, se magari io in un episodio non lo metto, me lo potete sempre rimandare nei commenti dell'episodio successivo, così prima o poi lo vedrò, ragazzi, e cercheremo di animarlo
nel miglior modo possibile. Quindi ragazzi, questa è tutta la verità su il progetto segreto dei doppiatori, ma non è ancora finita ragazzi, perché questo progetto mi ha aiutato personalmente a migliorare appunto le animazioni. Quindi ragazzi, molto rapidamente andrò a dirvi che cosa mi ha aiutato a fare tutto questo, tutte queste prove audio insomma. Ce le ho tutte salvate, quindi in caso che ci sia qualcuno che ne vuole avere, non so, per qualsiasi motivo, basta che me lo chieda, io le ho tutte salvate le prove audio. Inoltre il modello di fretta, visto che non vi è piaciuto, ma facilmente riparabile, quella cosa. La voce di Spring Bonnie e Spring Freddy resterà quella, ragazzi. Ci saranno forse delle piccole migliorie, ma non cambierà più di tanto. E adesso vi dico, ragazzi, molto rapidamente tutte le cose che mi hanno aiutato a fare le varie animazioni. Partiamo, insomma, da Freddy normale. Mettiamogli qua la spunta, eccolo qua. Nell'animazione di Freddy, come potete vedere, ce l'ho qua in basso nel vlog, insomma, l'animazione di Freddy mi è servita per iniziare un po' a fare le animazioni di camminata, che sono abbastanza difficili da fare senza i rig, chi è esperto un po' di SFM. Inoltre c'è Freddy che sbatte il microfono sulla mano, e quell'animazione è stata proprio una delle migliori, mi sono divertito tantissimo per farla ragazzi, perché proprio mi è piaciuto tantissimo, avevo già l'idea pronta, perché quando ho un'idea pronta di un'animazione viene quasi sempre bene. Quindi quando vedrò un commento, va bene che io darò le direttive agli altri animatori per come fare l'animazione, ma più o meno insomma, se non viene l'idea a me, viene a Fred e Wolf, perché io e Fred e Wolf saremo i maggiori collaboratori per creare le varie scene. Inoltre Fred si è anche proposto per mettere insieme i vari pezzi e fare l'editing video, per farmi risparmiare ovviamente molto tempo. Quindi magari io faccio un'animazione, gliela mando subito, lui intanto già la edita, cose del genere ragazzi. Andiamo avanti all'animazione di Bonnie. L'animazione di Bonnie è quella di Fairy Player, che dice: siete pronti per rockeggiare insieme a me? E insomma, c'è stato un po' di casino per fare l'animazione inizialmente, ma insomma, quello che mi ha aiutato maggiormente in questa animazione era il posizionamento delle dita, che sembra una cosa stupida, ma in realtà non è tanto semplice da fare ragazzi. Quindi Bonnie uguale posizionamento delle dita. Per Chica insomma abbiamo cercato di rendere i movimenti più fluidi, infatti potete vedere sia la schiena che il collo che il braccio sono tutti e tre molto fluidi nel contesto in cui si trova in quel momento. E invece l'animazione di Nightmare Bonnie, che non c'entrava niente in quella scena ma c'era ugualmente, era un po' divertente, senza nessun effetto particolare, il movimento delle orecchie, niente, ma è fatto di proposito per rendere la scena un po' più divertente. Poi abbiamo Foxy, che era una delle prime animazioni con Waco, che mi ha aiutato a rendere i movimenti più realistici, come potete vedere verso la fine, quando alza il braccio fa un po' giù, perché infatti non può fermarsi così, sarebbe stato troppo irreale diciamo. E quindi questo era proprio ciò che mi ha spinto, mi ha acceso il motore per le animazioni. Poi ovviamente abbiamo il caro e vecchio Golden Freddo, che fa il salto all'indietro ragazzi. Quell'animazione è stato 3/4 d'ora per farla, ma è venuta bene alla fine, perché c'era sia il movimento di Golden Freddy che della telecamera, insomma tutto molto bene. Passiamo a Toy Freddy, sono io insomma, ho cercato di fare anche qua i movimenti molto fluidi ed è riuscito abbastanza bene devo dire. Toy Bonnie, qua movimenti un po' non tanto realistici, però c'era lo scatto iniziale, quella scena era diciamo quella più importante. E poi anche mi ha aiutato il fatto del variamento della luce, infatti potete vedere che a un certo punto diventa più rossa. Quindi questo è Toy Chica, l'avete vista anche poco tempo fa, insomma anche qua movimenti fluidi e posizionamento del personaggio in modo differente rispetto agli altri, che erano tutti più o meno in piedi. Lì era proprio distesa sul pavimento insieme a Nightmarion e Withered Bonnie, che era seduto, e anche Withered Freddy, che dormiva sulla sedia. Mangle invece è un movimento sia reale che surreale, perché c'è lo scatto che fa quando si ferma dall'alto e la rotazione della testa, insomma. C'erano un po' di cose che avrei potuto animare in più, ma insomma, come ho già detto nei video precedenti, queste prove audio venivano fatte con un'animazione rapida in cui non perdevo tanto tempo,
E insomma, solo perché mi serviva vedere come. Come modificare la voce nel migliore dei modi, ragazzi. Allora, poi abbiamo Balloon Bob. Insomma, Balloon Bob, c'è stata una cosa intrigante con Balloon Bob. Ho cercato di animarlo in modo differente rispetto agli altri animatronici, insieme anche a JJ. Sono stati sia Bibi che JJ sono stati animati in modi molto differenti e rispetto agli altri animatronici, dico. E insomma, sono delle tecniche, insomma, di SFM un po', vabbè. Per il Puppet invece la cosa è stata molto differente, perché il Puppet è l'unico che proprio ha per modificargli sia gli occhi che la bocca, per cui è stata tutta un'esperienza diversa con il Puppet. Poi abbiamo JJ, quindi già vi ho detto. Withered Freddy è stato molto semplice, perché si basava soprattutto sul movimento della telecamera e su Withered Freddy che si grattava la pancia mentre parlava, quindi nulla di troppo particolare. Comunque mi sono concentrato di più sulla telecamera. Per Withered Bonnie invece, ragazzi, mi sono concentrato sui movimenti più fluidi. Infatti, come potete vedere, nel momento in cui dal pugno il tavolo va un po' verso il basso, poi quando si gira si muovono sia la mascella che le orecchie che la testa che un po' tutto, quindi movimenti molto molto fluidi per Withered Bonnie, ragazzi. Passiamo invece a Withered Foxy, in cui ho cercato di animare il glitch di Withered Foxy che fa con la testa, insomma, ed è venuto abbastanza bene, ragazzi. Tutti i Withered avranno questi glitch comunque, quindi non vi preoccupate se nelle prove precedenti non le ho messe. Adesso, Old Golden Freddy è stato molto molto semplice da fare, perché muoveva semplicemente la testa, quindi nessun particolare evento è accaduto in questa prova alla voce, diciamo. Però la voce mi è venuta molto molto bene, mi è molto piaciuta quella di Golden Freddy. Poi abbiamo il nostro caro Springtrap, in cui ho cercato di rendere i movimenti meno realistici possibili. Infatti c'è il braccio che si torce, il contrario, robe strane, insomma, se vedete la prova audio lo potete vedere. E quindi Springtrap, sì, movimenti più surreali possibili, ragazzi. Passiamo a Nightmare Freddy. Nightmare Freddy mi è servito per vedere l'angolazione delle telecamere, infatti partiva un po' dal sotto, poi andava verso l'alto, un po' strano, ma mi serviva proprio per vedere come posizionare bene le telecamere. L'animazione di Nightmare Bonnie era quella che non gli va mai, niente giusto. È venuta un po' difettosa per le orecchie che si sono mosse un po' in ritardo, ma non sapevo bene come fare. Withered, Withered adesso. Nightmare Bonnie appoggiato al tavolo, quindi era una posa un po' differente rispetto agli altri, come avevo già detto prima. E infatti proprio per questo l'animazione è venuta un po' diversa, anche forse un po' peggiore rispetto alle altre, ma non così tanto, dai. Poi abbiamo Nightmare Chica. Nightmare Chica, insomma, sta facendo il panino. Mi è servita per fare la rotazione del corpo da dietro, perché infatti Nightmare Chica mi è servita per il movimento, visto che è girata di schiena, per un movimento che non distruggeva la colonna vertebrale dell'animatronico. E insomma, ha funzionato, ragazzi. Poi c'è Withered Bonnie, sempre Withered, maledizione. Nightmare Bonnie che urla, e anche dal movimento della telecamera era necessario, ragazzi, per fare un buon esperimento. Però adesso ho trovato un modo migliore per animarla, dovrebbe venire ancora meglio. Nightmare Fox invece, che si controlla l'uncino, mi è servito per per permettere agli occhi di Nightmare Foxy di fissare l'uncino, cosa che non è molto semplice, ma alla fine ce l'abbiamo fatta, ragazzi, ed è andato tutto a buon fine. Anche se la voce non si sente tanto, cercheremo di migliorarla, ragazzi. Poi abbiamo Nightmare e Fredbear. Qua ho fatto un'animazione più lunga, sono stati infatti 2 giorni per farla. Questo mi è servito per molte cose, poiché nello sfondo ci sono gli altri Nightmare che fanno un'animazione loopata, ed è stata la prima volta che ho provato a loopare un'animazione, quindi piuttosto intrigante. Mentre insomma per Fredbear c'è stato un po' di confusione con le telecamere, ma vabbè, non c'è nulla di troppo particolare. Con Nightmare Freddy, nella parte in cui si spezzetta in mille milioni di pezzettini, ovvero in solo 4 parti, è stato intrigante tagliare la scena in cui gira e la scena in cui ci sono i Freddolls e la testa che cade. È stato piuttosto intrigante, appunto. Mentre nella scena di Nightmare ci sono stati un po' di problemi con le dita, ma insomma adesso mi sono fatto un po' di esperienza e non dovrebbe più accadere, ragazzi. Plushtrap, ragazzi, sembra che vi sia piaciuto tantissimo. L'inquadratura anche qua è stata la parte su cui mi sono concentrato di più, dopo l'illuminazione, perché Plushtrap in questa scena viene un po' lasciato nell'ombra,
e si gira leggermente la testa, quindi piuttosto intrigante sia l'inquadratura che l'illuminazione. Questi sono i due elementi che sono stati il fulcro di questa animazione. Poi abbiamo Nightmare Baby, che è stato animato anche in modo diverso rispetto a tutti gli altri, perché invece di muovere la mascella, a Nightmare Baby abbiamo mosso la parte superiore della testa lasciando la mascella perfettamente immobile. Quindi anche qua un altro esperimento per vedere come cambiare un po' modi di animare le animazioni di parlata, ragazzi. Poi abbiamo Nightmare Mangle, che mi è servita in realtà per nulla in particolare, perché la telecamera era perfettamente immobile. Ma qui più che altro mi è servita per posizionare bene il modello in posizioni abbastanza oneste per Mangle. Quindi sì, questo non era tanto l'animazione, bensì il posizionamento del personaggio. Poi Nightmarion l'abbiamo dovuto fare due volte. La prima volta è stato intrigante muovere tutte le dita, perché ce l'era incredibilmente lunghe, come potete vedere. Nella seconda è stato intrigante perché sono stato aiutato dall'altro animatore, che mi ha spiegato un po' come fare, e gli abbiamo messo le cuffie, appunto, che sono un elemento importantissimo in questa animazione. E inoltre abbiamo mosso le varie parti della colonna vertebrale di Nightmarion. Quindi sì, piuttosto interessante anche questa animazione. Per l'endoscheletro invece si fondono vari elementi, ovvero i movimenti sia fluidi ma anche glitchosi un po', e anche il movimento della telecamera che si ruota mentre l'endoscheletro ruota la schiena proprio. Quindi sì, piuttosto intrigante anche l'animazione dell'endoscheletro di Fred the Wolf. L'altro endoscheletro è stato più complesso da animare, perché anche questo è stato animato in un modo completamente diverso rispetto agli altri, ovvero ogni parte del corpo si muoveva quando quella precedente aveva smesso di muoversi. Quindi prima si muoveva il braccio, poi si muoveva l'altra parte, poi si muoveva la mano. Non si notava perché erano tutti molto ravvicinati, ma nelle animazioni successive dovrebbe notarsi di più. Poi abbiamo, insomma, le varie guardie. Tutti hanno visto che è venuto malissimo, tutte le animazioni con le guardie sono venute male, ma vabbè, mi sono fatto la mano anche ad animare i modelli umanoidi. Passiamo quindi direttamente al Fungi, che non è questo, ma è questo. Il Fungi è molto incredibilmente semplice da animare, perché è semplicemente solo un telefono che salta, si muove, niente di più, niente di meno. Per il Purple Guy invece anche qua abbiamo cercato di fare un'inquadratura migliore e abbiamo modificato la luce anche qua, e qua abbiamo semplicemente cercato di entrare nella mente del Purple Guy per sentire i suoi pensieri. Quindi ragazzi, spero abbia fatto proprio un ottimo lavoro per doppiare il Purple Guy. E niente, poi abbiamo anche l'animazione di Fredbear, che mi è servita per rendere i movimenti più glitchosi possibile, e l'animazione di Spring Freddy e Spring Bonnie, che si muovono in modo a parte proprio. Spring Freddy mi è servito anche perché di default lui non ha il microfono e gli ho bloccato il microfono nella mano, così che quando muoveva la mano si muoveva automaticamente anche il microfono. Quindi ragazzi, questo era tutto quello che potevo dire su come ho utilizzato al meglio le varie animazioni dei personaggi. Adesso tocca a voi ragazzi lasciare i commenti, spero di averne a decine di migliaia ragazzi, perché questa serie andrà avanti più o meno per sempre. E insomma, se aumenta il numero di animatori potremmo anche diminuire il tempo che dovete aspettare tra un episodio e l'altro. Per il primo episodio non ne sono completamente sicuro, ma forse ci vorrà più o meno 2-3 settimane, forse un mese. Dipende da quanti commenti riceviamo, da quali commenti riceviamo, da quanto tempo abbiamo e da quanto siano difficili le animazioni richieste dai commenti. Quindi ragazzi, adesso tocca a voi, tutto quello che potevo fare io l'ho fatto. Aspettate domani e il giorno successivo per avere tutto, ma tutto il materiale che riguarda Ask FNAF ITA, e noi ci rivedremo sicuramente nel prossimo video.